Buongiorno, sono Giuseppe Richebuono, chef del Vescovado di Noli. Oggi prepareremo una ricetta con il pesto alla genovese sapore dintorni Conad, preparato rigorosamente con basilica alla genovese DOP. Il piatto in questione sarà una pasta ripiena e si chiama tortello di pesto e ricotta con zabaglione di pomodoro. Gli ingredienti del piatto sono pesto genovese sapore dintorni Conad, olio di oliva della Riviera Ligure sapore dintorni Conad, farina, ricotta, uova, pomodoro e uno spicchietto d'aglio e ovviamente alcune foglioline di basilico. Andiamo a preparare subito la ricetta preparando la sfoglia della nostra pasta. La farina, voilà. Dopodiché aggiungiamo 4 rossi d'uovo e un uovo intero. Come avete visto non abbiamo aggiunto acqua, ma semplicemente abbiamo messo una consistenza superiore di rossi d'uovo, quindi un liquido che ci permetta poi di impastare e di rendere l'impasto molto, molto elastico per poi costruire il nostro tortello. Non abbiamo nemmeno messo sale nell'impasto, è sufficiente poi in cottura il sale che mettiamo nell'acqua. Il perché ho pensato di abbinare comunque il pesto, ho voluto un po' aggiornare un po' la classica pasta al pesto confezionando il tortello con all'interno il pesto, con un'aggiunta di ricotta che ci permetta poi anche in bocca di sentire, di gustare il pesto, ma che abbia una sua struttura. Andiamo a prendere la pellicola. Adesso andiamo a preparare la nostra salsa di pomodoro o zabaglione di pomodoro, come lo chiamo io. Partiamo dall'olio, olio extravergine di oliva, Riviera Ligure. Aggiungiamo uno spicchio d'aglio con camicia, quindi vestito. Nel frattempo prendiamo i nostri pomodori, li puliamo, ossia togliamo la testa, li spacchiamo in due, mettiamo in questa bowl. Ok, la quantità di pomodoro va bene, alziamo un pochettino, andiamo ad aggiungere l'olio, ormai è tiepido, andiamo ad aggiungere i pomodori e insieme ai pomodori aggiungiamo 2 foglie di basilico. Una salsa molto semplice con 3 ingredienti principali che sono il pomodoro, l'olio e il basilico. E andiamo a preparare il ripieno per il tortello utilizzando il pesto alla genovese sapore dintorni Conad. Quindi abbiamo un vasetto a disposizione, lo andiamo a mettere nella bowl. Aggiungiamo la ricotta. Allora continuiamo con il nostro ripieno, amalgamiamo la ricotta con il pesto. Il pesto è una cosa meravigliosa, si sente un profumo eccezionale. Ok, il ripieno è pronto. Prendiamo il nostro frullatore e mettiamo il pomodoro con l'acquetta che ha creato in cottura all'interno del frullatore. Andiamo ad emulsionare. Olio extravergine di oliva della Riviera Ligure e ne mettiamo un po' a filo. Un'operazione che dura circa 4-5 minuti. Versiamo lentamente la crema di pomodoro. Ok, perfetto. Andiamo a prendere dal frigorifero la pasta che abbiamo lasciato riposare per circa mezz'ora. Dividiamo il panetto in due. Schiacciamo un po' con le mani la nostra sfoglia, ci aiutiamo sempre con un po' di farina. Ok, andiamo a stringere leggermente i due cerchi.
Eccoci qua, abbiamo raggiunto il nostro spessore, lo spessore che ci serviva di circa 2 mm. Adesso con un copapasta andiamo a formare dei cerchi. Eccoci qua, prendiamo il nostro ripieno, lo giriamo da amalgamarlo bene, cioè il pesto e la ricotta, con un cucchiaio lo posizioniamo all'interno del cerchio. Ok, iniziamo il procedimento di chiusura, una chiusura a mezzaluna. Andiamo con le due dita a schiacciare sul ripieno in modo da far fuoriuscire tutta l'aria. Una. Completiamo l'opera andando a chiudere il tortello. Ecco qua i nostri tortelli. Lo immergiamo nell'acqua bollente per circa 2 minuti. Siamo quasi. Come avete visto, come avete potuto notare, nel ripieno non abbiamo aggiunto, come si fa solitamente, né uova né formaggio, perché il ripieno è già ricco di suo con il pesto. Prendiamo la nostra salsa di pomodoro o zabaglione di pomodoro, come l'ho chiamato in questa ricetta, e la andiamo adagiare sul fondo del piatto. Prendiamo i nostri tortelli e li posizioniamo sopra allo zabaglione di pomodoro. Una fogliolina di basilico e il nostro piatto è pronto.